Euronics Gruppo Tufano fino al 17 giugno. Ultimi giorni sconta IVA. Daikin climatizzatore 9000 BTU, tuo a €399. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre. Ora muoviti in libertà e sicurezza. GoSmart monopattino tuo a €299. E ricorda, nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Euronics Gruppo Tufano. Ci siamo per il tuo matrimonio. Ci siamo nei momenti speciali. Ci siamo per aiutarti a sorridere. Ci siamo per sostenere la ricerca contro i tumori infantili. Acquista queste confezioni e sostieni Gold for Kids, un progetto di Fondazione Umberto Veronesi. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Qual è il tuo desiderio? Desidero solo le fragoline Desiree. www.liquaridesiree.it. Liquari Desiree, il meglio che c'è. Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Sei interessato a pubblicizzare la tua azienda nella nostra trasmissione sul nostro mensile? Contattaci 328 21 84 965. Tifosi napoletani. Tifosi napoletani è presentato da Euronics Gruppo Tufano. Collezioni Regine. Confetti Crispo. Tifosi napoletani. Il mensile più azzurro che c'è. Lealtà, amore, passione, trasparenza e competenza. Canta tutto lo stadio, cantiamo tutti noi. Grida tutto lo stadio, gridiamo tutti noi. Questi bandiera son magica, so come cara da sbattere. Napoli, 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 tutto lo stadio. Canta tutto lo stadio. Tutto lo stadio, gridiamo tutti noi. Buonasera, un abbraccio finalmente in diretta dopo tanto tempo. Passo subito a presentarvi gli ospiti. Questa sera una novità. Marco Silva al computer. Buonasera. Passiamo ai nostri ospiti. C'è Angelo Poppameo, giornalista. Buonasera.
ci ha fatto tremare un po', un'operazione brutta, ma adesso sta bene ed è voluto proprio esserci stasera. Antonio Capone, buonasera! Ancora un campione d'Italia, Massimo Filardi! Buonasera! Il nostro direttore, Gigi Pavarese! Buonasera, bentrovati e buona salute a tutti! Per i pronostici ancora, Salvatore Manna, buonasera Salvatore! Eccoci, io volevo mandare un abbraccio forte a Gattuso, domani dirigerà l'allenamento, però il pomeriggio andrà invece ai funerali della sorella. Un abbraccio a te Rino Gattuso e tutta la tua famiglia. Questa puntata da parte nostra è doverosa, però fare una dedica ad una persona che avremmo voluto sempre con noi dal profondo del cuore. Non c'è più, andiamo a guardare questo filmato ed è giusto che parte così la nostra serata e il nuovo nostro incontro in diretta. Prego la regia. Bellezza, l'importanza di tutto questo nasce dal fatto che noi siamo figli di questa terra e ci portiamo nel DNA tutte queste storie. Io ieri ho vissuto una esperienza grandiosa, bellissima, perché ho visto la leggenda, le glorie di Napoli stare insieme al popolo napoletano. Quindi anche su questo è fondamentale fare una formazione e capire noi chi siamo, noi napoletani, e che cosa dobbiamo al mondo e che cosa il mondo deve a noi. Quindi abbiamo fatto delle cose grandiose che rimangono ancora là, no? E questo popolo, tutti felici, come hai detto tu, come avete visto voi. Prima di tutto vorrei fare una domanda, perché è più facile una domanda retorica. Ma scusate, avete mai visto o pensate che possa avere un futuro un albero che taglia le proprie radici? E nel momento in cui quest'albero non riconosce le proprie radici è destinato a seccare. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Quindi vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio. E forza Napoli!
Un abbraccio forte. Oggi, stasera, mi rendo conto veramente che non c'è più. Perché non vedendolo nello studio, sembrava che ci dovevamo incontrare sempre, perché poi non ci sono stati funerali, non c'è stato niente. Adesso veramente, realmente mi rendo conto che è andato via. Però voglio pensare, come diceva lui, Gigi, chi muore a Napoli non muore, si addorme. Ma come Giacobbe? È difficile, comunque grazie, grazie per questo servizio che in un certo qual modo ha fatto sì come se fosse tra noi, ma sicuramente è tra noi perché lui è dall'altra parte. Io non ho conosciuto nella mia vita una persona come lui, una persona eccezionale. E non sai, l'assenza della presenza, o se preferisci la presenza dell'assenza, ci lasciano un po' storditi, ma certi spazi nelle nostre vite quotidiane vengono comunque sempre occupati e riempiti dalle cose che ci uniscono, dall'esempio che lui ci ha dato. Cosa dovremmo dire ai nostri amici, ai nostri cuori azzurri, ai nostri fedelissimi, che non sappiano già di lui, e che era unico, e lo sanno tutti, che era un uomo giusto ed onesto, e anche questo sanno. Enrico aveva qualcosa dentro che pochi possiedono, cioè quella capacità di scovare sempre la parte positiva in una vicenda negativa. Ecco, sono certo che lui, se fosse qui tra noi, sdrammatizzerebbe la sua morte con un bel sorriso e ci abbraccerebbe, soprattutto ricordando che noi abbiamo un mondo da vivere e che il ricordo di lui sarà un privilegio che dovremo custodire per sempre. Grazie Gigi, io vorrei... Praticamente ho chiamato due artisti che lui era innamorato della musica partenopea. Vorrei aprire in questo modo questa sera ricordando lui, proprio questa sera che tutti quanti abbiamo espresso il nostro pensiero attraverso la voce, ma attraverso gli occhi, attraverso il nostro cuore, perché per me era un padre l'avvocato Tuccillo, lo sanno tutti. Veramente una persona, un punto di riferimento. Ho perso tutto, diciamoci la verità, dopo aver perso tanto, ho perso per l'ennesima volta. Io voglio introdurre una grande amica, una grande voce, ma soprattutto una grande amica dell'avvocato Enrico Tuccillo. Monica Sarnelli, grazie per aver accettato. Monica, ti abbiamo dato un compito difficile stasera. Difficile, ma neanche tantissimo, perché comunque io mi sento molto vicina ad Enrico. Incontravo Enrico, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, perché spesso lui faceva la strada che Via dei Mille vicino casa mia, e devo dire che quello che mi ha sempre colpito di Enrico, che non ha colpito solo me, perché era un uomo molto stimato da tante persone, e era un uomo di grande spessore culturale, ma molto vicino al popolo. Quindi questo lo fa diventare ancora più grande, perché ovviamente lui regalava la sua cultura a tutti. Anche quando incontrava me, mi faceva dei racconti. Comunque io sono certa che lui sarà contentissimo di questa dedica, perché lui amava questa sera. Quindi è proprio la canzone per Enrico. Enrico. Che stasera non ci faccia via vita con me. Vaga rinda notte in un bicchiere, va a dormire a verità, che stasera voglio sta senza nessuno, che stasera a morire senza un Dio che mi va bene cercare.
te. Che stasera non c'ha faccia piglia vita come ben, non la trovo una bugia che mi fa scena, non ti saggio scordare che stasera assettato in coppa e scala ero quartiere, parli sola, sto giurando, non mi credo che ci sta robe te che fanno mura, ma che ci sta troppo tempo che se ne va con te, che non stai male come a me. A tu stai, a tu stai, occhio bello che si ti ricorda ma fai male assai. Sorgente per te. Grazie. Sciroppi. Grazie. Almeno ci rinfreschiamo un Almeno ci rinfreschiamo in questo Però periodo. Io voglio pensare come diceva lui. Chi muore a Napoli non muore, si addorma. E infatti è bella questa cosa che hai detto. Troppo molto bella. E devo dire, io sono molto vicina alla famiglia. Lui aveva una famiglia eccezionale. Tutti gli amici. I figli lo adoravano. Insomma è stata una grande perdita. Enrico, rimarrai sempre con noi. Ti vogliamo bene. Ciao. Monica Sarnelli, grazie, un bacio forte. Grazie a Monica per aver accettato i nostri invito, soprattutto per ricordare il nostro avvocato Duccillo. Introdurremo dopo, tra un po', Marco Silva, ci spiegherà tante cose, soprattutto un'iniziativa molto bella. Io volevo anche con questa piccola grafica mandare un abbraccio a Rino Gattuso, perdere una sorella a 37 anni, veramente una cosa bruttissima. Domani dirigerà gli allenamenti, però poi andrà in Calabria ai funerali. Un abbraccio mister, come già ti avevo annunciato prima, un abbraccio forte. E soprattutto che peccato una ragazza di 37 anni a perdere la vita. Un bacio a tutta la famiglia Gattuso. Un abbraccio a tutti voi. Parliamo di calcio e soprattutto adesso partiamo con una notizia un po' più allegra, perché ci siamo veramente rattristati. Oggi è il compleanno di Lorenzo Insigne. Auguri Lorenzo, auguri affettuosi, veramente il nostro capitano. Auguri capitano, dacci dentro e riportaci al successo. Vero Massimo? Sicuramente. Vedi, una puntata difficilissima, chiedo scusa, ma il ricordo dell'avvocato, io poi l'ho vissuto e non vissuto, che il dramma di questo virus è proprio questo, che non ci ha fatto condividere il dolore. C'è anche una parola di conforto ai figli, che è veramente una famiglia eccezionale, ha lasciato veramente un vuoto enorme, difficilmente colmabile. Quindi chiedo scusa, ma ritornano in mente tanti ricordi, tante ore passate insieme, quindi fai parlare qualcun altro, perché in questo momento è dura. Pure tu. Siamo tutti in difficoltà. Niente, posso parlare io? Antonio, ti sei preoccupato sia del coronavirus che dell'operazione? Ma devo dire la verità, quello che è capitato in questi ultimi mesi è quasi dell'assurdo, nel senso che la scomparsa di un personaggio come l'avvocato, che diciamo era veramente il cuore di Napoli,
il napoletano, il signore napoletano vero. Io dico la mia sull'avvocato, è una grossissima perdita non solo per Napoli ma per tutta l'Italia e forse pure per l'Europa e il mondo, secondo me. I napoletani nel mondo. I napoletani nel mondo, ma proprio... Affrito in Brasile sta proprio male, mamma. E poi tutte le vicende che sono successe, c'è la morte della sorella di Gattuso, ma tante morti per questo coronavirus. Io sono stato in ospedale per un periodo, ho avuto un problemino che è passato, per fortuna. E non sapevo, stando in ospedale, non so se mi dovevo preoccupare più del coronavirus oppure di questa brutta operazione. E quasi quasi ero quasi incosciente, nel senso che non avevo paura né di una cosa né di un'altra. Poi per fortuna a me le cose sono andate bene, per altre persone purtroppo sono andate male. E credo che questo periodo, non so fino a quando durerà, ma ce lo ricorderemo per sempre e lascerà il segno. Angelo, si riparte, il campionato riparte. Sì, io non voglio parlare, è stato detto tutto dai nostri amici, veramente parole bellissime, complimenti a tutti, anche al filmato. Si riparte, Gennaro, sì, e io vorrei dare una ventata un po' di positività, perché ritrovare il nostro Napoli, ritrovare il nostro calcio, ritrovare i nostri campioni, ritrovare la passione domenicale, l'aspettare la partita, l'aspettare il collegamento, il prepartita, insomma sono tutte cose che sicuramente ci sono mancate in questi 85 giorni. Si parte subito con la Coppa Italia, la notizia del giorno è l'anticipo concesso dal ministro Spadafora per quanto concerne Juventus-Milan, quindi si giocherà il 12 e il 13, il Napoli giocherà il giorno 13, auguriamoci che il 13 ci possa portare fortuna, partiamo da un bel vantaggio. Sembrava quasi come ci avesse fatto un piacere Agnelli a noi per quello che si è detto. Va bene, ma noi guardiamo avanti Gennaro. Perché... Sì, però bisogna sottolinearle queste cose, però... ma perché hai visto c'è un libro... che hanno scritto un arbitro di livello... poi magari dopo ne parliamo meglio. Comunque, tornando alla partita, noi la partita di andata... È importante perché il riferimento di quel libro è proprio basato molto sul Napoli. Dicevo, quella partita di andata, che il Napoli vinse 1-0, la vedemmo insieme a casa tua, ti ricordi? Stavamo insieme. E gioimmo per la vittoria di un grande Napoli, soprattutto nella prima frazione di gioco. Penso che questa... poi cominciamo già a parlare un po' della partita, credo fra un po', no? Sì, come perché, no. Insomma, è la normale. Gara che ci riporta, bisogna capire. Adesso Gigi, lo chiedo anche a voi, a Filardi, a Capone. Insomma, è difficile ripartire dopo 85 giorni, quasi 90 giorni, 3 mesi. Ma è difficile per tutti, non solo. No, sì, però attenzione, chi ha più da perdere, il Napoli o l'Inter? Secondo me, Gigi, faccio questa domanda contemporaneamente anche a voi. Secondo me, psicologicamente, chi la prende meglio, secondo me, ha dei vantaggi superiori a tutte le altre. E soprattutto perché non è un problema solo fisico, ma anche mentale. Penso più mentalmente che si può giocare che fisicamente. Che ne pensi? Il Napoli, quando c'è stato il lockdown e quindi la chiusura dei campionati, era la squadra più in forma. Cioè, quindi Insieme alla Lazio. Sì. Insieme alla Lazio, però il Napoli veniva da un periodaccio, si era ripreso, aveva trovato, come dire, Gattuso la formula giusta e si è dovuta fermare nel momento migliore, quindi chiaramente è una squadra che è stata penalizzata e la ripresa sarà durissima perché faccio un esempio, no? Io che sono un esperto di infortuni, no? Quando tu torni dopo 2-3 mesi di inattività, no? All'inizio ti fanno sempre fare un piccolo minutaggio, no? Per poter tornare in condizione, mai 3 partite in una settimana. Gigi, sei d'accordo? Era quasi vietato. Cioè, questi calciatori si troveranno pronti via, che io non sono proprio d'accordo. Io avrei fatto playoff e playout, assolutamente, che questa è carne da macello. Io capisco che bisogna riprendere e fare, ma questi... No, vabbè, con tempi diversi e con numero di partite diverse, ma questi devono fare quante? 13 partite? Aiutami, bombamento. 13 partite in 40 giorni. 124 partite. Se avessero fatto in questo modo il Napoli e la Lazio erano le favorite, secondo me. Guardatemi, sono ad avvalorare la tesi di Massimo. Il Napoli ha perso subito Manolas. Per sua deficienza probabilmente, perché probabilmente troppo sicuro dei propri mezzi, però
riprendere dopo 3 mesi, dopo essere stati fermi, anche se sì, avranno fatto attività da soli nel garage, ma non è la stessa cosa, assolutamente non è la stessa cosa. Perché Manolas e Koulibaly, quando perdono uno dei due centrali, gli altri giocatori puoi perdere, ma quei due. Al di là di questo, noi forse abbiamo un vantaggio rispetto agli altri perché comunque li abbiamo tenuti tutti a Napoli. Esatto. Nessuno è andato via, questo potrebbe essere già, potrebbe tra virgolette un vantaggio. Non hanno viaggiato, però per l'amor di Dio è chiaro che poi questa è una partita secca, al di là che tu viaggi con un piccolo risultato. Adesso perdonatemi, non so se si andrà o meno, se hanno deciso o decideranno l'otto, se si andrà ai supplementari o meno in caso di parità di risultato nelle due semifinali. Io non credo già devono fare un si andrà direttamente ai calci di rigore, si andrà direttamente ai rigori, decideranno l'otto, decideranno. Però io credo che comunque al di là le motivazioni ci saranno, però il punto interrogativo è soprattutto sulla condizione fisica. Si giocherà la sera, però il problema è quello che pagherai poi più avanti, con la finale che è fissata dopo 4 giorni, con la ripresa del campionato più avanti. Quindi io invece auguriamoci. Volevo dire una cosa importante. Prima abbiamo parlato di tre partite insieme. Ricordiamoci un dato. Tre partite insieme per tutto il periodo, che in 40 giorni. Torniamo a come se quando giocavamo noi, quando eravamo noi bambini che giocavamo in mezzo alla stagione, giocavamo tutti i giorni. Però, ma al di là di tutto, che ci siano due meriti importanti, a parte tutti gli altri giocatori. Uno è Gattuso, che l'avevano messo in discussione, invece, però è brutto sentire qualche giornalista che scrive. Queste due partite diranno se Gattuso sarà il nuovo allenatore del Napoli. No, è grave. Il giornalista che ha scritto queste cose. Le partite della Coppa Italia. Sì. Quelle che fa. Sì, infatti. Oh, vabbè. Quando uno scrive è da bocciare sicuramente il giornalista che l'ha scritto. Non so. Ha ridato entusiasmo. Infatti, e poi un'altra cosa bisogna dire, ragazzi. Al di là di tutti i giocatori del Napoli, ma un giocatore che è andato via al comando della classifica con l'Ips capitano, ha scelto Napoli. L'Ips è terzo o quarto, a 11 punti. Una cosa sola, è bellissimo. Vuol dire che abbiamo preso un giocatore importante. Complimenti a Demme, Diego. Quello che sarà importante, saranno importanti tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, cioè dal portiere titolare al terzo portiere, perché guarda che saranno tutti chiamati in causa. No, ma detto una cosa giusta, in questo momento, è chiaro che noi guardiamo in casa nostra, mai come in questo momento, quei giocatori che sono stati poco utilizzati precedentemente, adesso devono cercare di dare veramente il massimo e farsi trovare pronti. È bene che non ci troviamo in televisione da tanto tempo, non diciamo tutti insieme, non ci accavalliamo, abbiamo il tempo, ne siamo pochi. No, però ecco, questa è la nostra fame, ci mancava questo, però abbiamo il tempo. Ma giocare senza pubblico, secondo voi, è quello che io stavo proprio, era l'introduzione della scaletta. Io credo ma soprattutto che non è tanto favorito. Ma soprattutto c'è da aggiungere gli abbonati che hanno pagato l'abbonamento. Chi ha pagato? Sarebbe il caso di dire distanziati a 4-5 metri, ma fare entrare almeno chi ha fatto i biglietti. Come? Io penso che ci arriverà. Allora posso dire una cosa? Tra un mese intanto si gioca Napoli-Inter e giochiamo. Scusatemi, mi fate dire una cosa. Innanzitutto fammi salutare Antonio Carannanta. Salutiamo tutti quanti. Che ci sta guardando. Un abbraccio, Antonio. Forte abbraccio. Mi mancano poco perché, sai, la discussione. Ci dobbiamo mangiare una pizza insieme. Sì. Allora, il Napoli ha una grande possibilità, quello di tornare in finale di Coppa Italia. Ricordiamo che l'ultima finale a cui ha partecipato il Napoli è stata quella che ha vinto nella giornata di Ciro Esposito, proprio contro la Juve. No, con la Fiorentina. Nella giornata di Ciro Esposito. E da quel giorno il Napoli, pur facendo delle grandi prestazioni in Coppa Italia, a mio avviso non è stato fatto arrivare alla finale per evitare che ci fossero problemi. Questa volta però il Napoli ci arriva senza tifosi, perché anche la finale si farà senza tifosi, quindi non si potrà andare a Roma a vedere la partita. Quindi secondo me questa è una grandissima occasione per andare in finale a Roma di Coppa Italia, cosa che non ci accadeva dal triste giorno di Ciro Esposito. E io ero tra coloro nel pre-Covid che sosteneva che la finale, per motivi di interesse, sarebbe stato Juventus-Inter, perché a livello planetario è quella che oggi si ritorna al calcio. È chiaro, è cambiato, sì, perché comunque immagina le due partite di Coppa,
Juve Milan e Napoli Inter, l'interesse e soprattutto la fortuna della Rai, che sicuramente nelle due serate farà almeno 40.000 spettatori, per non parlare proprio alla finale il 17. Dico, 40.000 spettatori. 40 milioni di spettatori, scusa. 40 milioni. No, 40 no, ma 10 li fa. Da tutte e due, 10, non va 40 10, milioni. 10, non 10, va, 10. Fa 20 e 20, secondo me. Vabbè, comunque no, ricordiamo che ci sono. In questo momento c'è tanta gente che ha fame di calcio. È il calcio italiano che non è visto. Però posso dire un'altra cosa: il campionato tedesco, che è partito prima di noi, io ho visto qualche partita. Già, io mi sono addormentato. Sì, ma io mi sono addormentato. Perché vedere questo pallone così che camminava senza, cioè, non mi piaceva. Io ho proposto già due settimane fa, scusami Gigi, ho proposto praticamente i rumori. L'hanno già fatto. L'hanno fatto, ho proposto tre settimane fa questo. L'hanno fatto e sono contento. L'hanno seguito. Cioè con la C non mi addormento, ma nemmeno con i dilettanti. Allo stadio? No, anche a vedere televisione, pure i dilettanti. Non sei... Ma là con i tedeschi non lo so, io non so Massimo se ha avuto la stessa... No, vabbè. Tu ti sei addormentato. Però attenzione, la Bundesliga ha iniziato con un clima ideale per giocare a calcio. Noi immaginiamo che questi poverini, questi calciatori, fra poco dovranno giocare ogni tre giorni con temperature, ma lascia stare se giocano alle 7, alle 9. No, alle 10, alle 9 e mezzo, mi sembra 10 meno un quarto. O giocare alle 19, alle 10. Alle 10 meno un quarto. Anche di giovedì, gennaio. Infatti, però la fanno prima. Mi sostituisco a gennaio. Siamo proprio in tempo. Una domanda a Massimo. Sentivo Olivieri, presidente dell'associazione allenatori, intervistato a una radio. Più scarso allenatore della storia del Napoli. Ma comunque il presidente dell'associazione. Insieme a qualcun altro. Associazione allenatori. Intervistato praticamente una radio nazionale, sosteneva, proprio sull'orario delle partite, sosteneva che per lui forse l'ideale, anche per evitare gli infortuni, era quello di giocare alle 15. Perché i ritmi sono più bassi, certo. Però è un altro come calcio. Come la vedi tu? È un altro calcio, però. Ma alle 15, ma con questo caldo, ragazzi, ma state scherzando. No, ma è un altro calcio. Ma scusate, perché ci siamo mai dimenticati i mondiali sono più a temperatura, quando è capitato a temperature bassi. Posso farvi uno? Posso fare? Chiaramente, calcio. Voglio fare. Eviti gli infortuni perché cammini. Vi voglio fare. Posso farvi riflettere un attimo? Lo Stadio San Paolo, sott'occhio, non sembra vuoto con tutti quei sediolini, Non sembra proprio così. È il rumore, se mettono i microfoni come è stato detto, con quel fatto che sembrano tifosi tutti quei sedioni, allora, non vi credete che... La domanda che vi pongo è anche questa, ci sono 5 sostituzioni che si possono effettuare. Secondo voi, fra le squadre di alta classifica, chi dispone di 5 grandi sostituti all'altezza dei 5 giocatori? Juve e Inter. Il Napoli no? Il Napoli sì, anche. Vabbè, saranno però Juve penalizzate Inter, le squadre di metà classifica, quelle che saranno penalizzate, che devono giocare ogni tre giorni con i sembi più forti. Evidentemente forse faranno esordire. 5 sostituzioni è importante, perché comunque dopo i tre giorni tu fai 5 alla prima volta, così dividi 20 giocatori. Sono in tre momenti, Non è possibile fare uno, fai uno, vabbè, due, poi fa uno, quattro. Forte, vabbè, ma comunque sempre sono momenti, 5 forze in campo. Ma sono 5 nuove forze. Se fai uno, sai chi perde con le 5 sostituzioni? La sostituzione all'intervallo non è considerata come uno dei tre momenti. La Lazio perde parecchio sulle 5 sostituzioni, perché è una riserva, la Lazio non è la più squadra. Perde parecchio. Anche tu sarai quasi costretto a far giocare varie formazioni. La Lazio sarà la squadra più penalizzata. La Lazio non ha riserve forti. Invece la Juve è sempre la numero uno, non c'è niente da fare. Vogliamo sentire, parlavamo proprio di penalizzazione, vogliamo sentire Marco invece Silva, che diamo il benvenuto. Benvenuto a Marco. Buonasera a tutti. E la nostra famiglia. Volevo innanzitutto ringraziare Gennaro per avermi onorato di far parte di questa splendida famiglia e di questo parterre di così notevole. Stasera inizieremo una novità per quanto riguarda la trasmissione. Avremo una sorta di linea di filo diretto con gli spettatori da casa, che possono porre la domanda agli ospiti attraverso la pagina Facebook di Tifosi Napoletani. Proprio per quanto riguarda Tifosi Napoletani e il nostro sito, invito la regia innanzitutto a lanciare un video che abbiamo preparato. Arriva. Sì, ci sta arrivando. Thank you.
Marco prima... Non mi sembra vero. Sì, che cosa? Non mi sembra vero. Che cosa? Non mi sembra vero. È la storia del Napoli. Capito, ma ci manca un cazzo. È la storia del Napoli. Fermi tutto, Filante, fermi un momento. È la storia del Napoli. Mamma mia, per, ma ho visto bene. C'è sta José María Calleón. È la storia del Napoli. Tra i 22 giocatori più forti dell'anno. Per me sì. Ma allora qua si rivolta Salerno. Ma perché scusa, Caglione è più forte di Capone? Ma per favore. Ha fatto 80 gol e 79 assist. Questa cosa dopo la discutiamo con Capone, perché faremo vedere un filmato di Capone, perché è una mia considerazione personale io, avendo visto tutta la storia del Napoli. C'è Marco, l'unica cosa... Ma allora un saluto affettuoso al nostro regista Flavio Sollo, un abbraccio forte e complimenti, tanti anni insieme a noi con te, eravamo giovanotti, adesso sono passati. Maradona, l'unico errore che ha fatto Ciro Romano, non so se sei d'accordo, ha messo Zoffo con la maglia della Juve, non e è se per... tu non gli dai la foto, come fa? Non è permesso, ce l'avevamo la foto, bastava chiedere. Lo metteva proprio. È meglio mettere solo Zoffo. Flavio, sei un grande, sei un grande, te lo perdono. Però, questo lo scudetto, quindi, questa è la seconda squadra, perché il numero due Ferrara, il secondo, il primo per me è sempre Beppe Buscolò. Come? Sì. Vogliamo dire che questo 22 che è apparso sugli schermi è praticamente la rosa che ha scelto Gennaro attraverso sono due formazioni. Due formazioni, gli 11 con le 11 cosiddette riserve. Vabbè, nel calcio di oggi non sono riserve. Ed è uscita da una serie di incontri che abbiamo avuto con Gennaro. E anche queste trasmissioni, questi piccoli appuntamenti da mezz'ora, li potete seguire sempre sul nostro sito. C'è tutto, ci stanno anche le interviste. Assolutamente. Da domani i tifosi potranno interagire attraverso la sezione del Best 22 con i loro voti. E poi ci saranno delle premiazioni e queste te le lancio per te, Gennaro. Sì, una grandissima giuria di cui fanno parte anche Capone, Pavarese, Colomba, Sebaci, Pompameo e tanti giornalisti. Come? Pavarese è il presidente della CD. No, Pavarese è il presidente. Vogliamo parlare di trofei, Gennaro? Quindi posso fare una domanda? Sì. Fra i calciatori che dobbiamo eleggere, sono quelli che hanno giocato bene a Napoli nella storia del Napoli? No, nella storia del Napoli. Allora, se guardiamo di numeri, allora avreste dovuto prendere subito Zoffa e Cannavaro e mettere subito titolare a tutti e due. Come non hanno vinto nel Napoli, quelli che hanno vinto giocato a Napoli. A me personalmente interessa il Napoli. 95 anni. È chiaro che la fanno da padrone, quelli che hanno vinto lo scudetto. La fanno da padrone. Perché nel Napoli di Laurenti, scusatemi, solo Cavani, possibile che ho visto solo Cavani e Caio. E basta. No, c'è anche Koulibaly. Io personalmente vedo altri. Koulibaly. Scusate, loro avranno la possibilità di fare la squadra che vogliono. Io a me una partenza, la mia dopo ve la faccio rivedere. Se Flavio ce l'ha da solo come schermata, ve la faccio vedere. Possiamo tornare dopo? Sì, no. Voglio prima un attimo tu, vai. Sì, no, parla anche dei trofei che abbiamo riservato. Sì, ci saranno. Allora, tra un po' andremo anche con Salvatore Manna, che vogliamo sentire il suo parere soprattutto sulle due gare. I semifinali di Coppa. Vai, dicevi. Abbiamo riservato dei trofei per chi verrà per la formazione che verrà considerata dalla giuria, quelle più insomma più interessanti. Abbiamo tre trofei e uno invece destinato ai più giovani. Cioè, più giovani. La premiazione avverrà in diretta televisiva, ci sarà premiazione e dopo la cena con lo staff di tifosi napoletani. Vabbè, poi ci sarà una festa proprio come facciamo gli 80 anni. Noi la facciamo dai 95 anni in attesa dei 100, che fra 5 anni poi si farà proprio il centenario, che è una festa nostra, The Champions si chiamerà, di cui Gigi è il presidente, ce ne sono tanti personaggi, c'è il nostro coordinamento che ha dato praticamente... Assolutamente. Sì. E il patrocinio e poi ci saranno tante altre novità. I premi saranno l'avvocato Enrico Tuccillo per i tifosi che indovineranno la formazione più bella come scelta, insieme a tutta la giuria usciranno fuori i migliori, quelli che hanno fatto le formazioni più belle, c'è qua arrivata da tutto lo staff. Non dimentichiamolo, un premio a Giorgio Ciccarelli. Una all'avvocato Enrico Tuccillo, una a Giorgio Ciccarelli. E quello lì per i giovani. Una a Santo Sanchez e per i giovani al grandissimo Luigi. Con un bacio forte nei ricordi a tutti e quattro. E poi ci saranno ovviamente tutti i nostri, ci sono Patrizio Oliva, Franco Pozzo, poi ci sono molti giornalisti. Poi andate sul sito così potete vedere. Sul sito possono vedere anche i componenti della giuria, che è una giuria di tutto rispetto. E anche la nostra chiacchierata. Certo, le nostre chiacchierate insieme.
Però io Capone una considerazione, Capone l'ho detto anche nei filmati, eh. Bisogna ascoltare. Crippa l'ho messo io. Capone è comparso perché spesso nelle nostre chiacchierate. Non lo metti a Crippa, non ti piace? Crippa per me è meglio di Bagni. Come mai Bagni non vede? Perché Bagni ha vinto uno scudetto ma ne ha perso uno dopo. Crippa ha vinto Coppa UEFA e scudetto. È Supercoppa italiana. Sul valore del giocatore. Come? Vogliamo discutere, non penso. No, no. Per me è il terzo Bagni. È chiaro che questa è indicativa, perché questa. Scusami, allora posso la mia no, considerazione no, dei, dei Gennaro, no, scusa, voglio dire questo, no, Gigi, voglio rispondere, scusami, siccome ha fatto a me la domanda, la mia è Alemão, primo, Crippa, Bagni e poi viene Orlandino, e poi ce ne sono anche altri, Ottavio Bianca che era fortissimo, ce ne sono 10 di scelte, poi lo abbiamo allora, giustificato, però per me Bagni è il terzo, io vedo prima Alemão e Crippa, posso avere delle considerazioni, no, li amavo, come no, basta che mi si calda, lo diamo per chiedo scusa. Sono delle indicazioni. Ora invitiamo tutti i tifosi, i cuori azzurri, a scrivere numerosi sul nostro sito per indicare i loro pareri. 22, il loro parere, i loro 22. Quindi trasformiamoci tutti in commissari tecnici e prepariamo questa formazione per un ipotetico mondiale di club. Ci sarà. Credo che è Napoli. Poi Napoli. Vi ricordate la festa degli 80 anni? Allora, quello ci ha dato le formazioni, poi dopo le rivedremo nel finale, eccole, guarda, Castellini, Bruscolotti, Volpecina, Crollo, Renica, anche perché Crollo è il più grande libero, insieme a Beckenbauer e altro. Però per me Renica a Napoli ha vinto due scudetti, Coppa UEFA, Coppa Italia. Ha fatto il finale? No, mica solo quello, eh. No, quello ha piegato la Juventus molte volte, quello sbagliando, Massimo. Vabbè, è una cosa. Devi vincere, devi mettere Renica, però Crollo era un'altra parte. Sicuramente, vabbè, lo sapeva. Però ha vinto un altro posto, a Napoli non ha vinto. Lo so, infatti, scusate, che hanno vinto. Ma stiamo parlando di Napoli. Perché allora, se parliamo di internazionalizzazione, come dice il presidente De Laurenti, Zoff, Crollo e Cannavaro non li puoi mai togliere. Sono i primi, al primo posto. Purtroppo non è così, perché nel Napoli hanno fatto una storia, e poi perché se poi parli di un altro libero che praticamente pure ha vinto quasi tutto, è Tarcisio Burnic, e mica era l'ultimo arrivato, Bellucci che tu ci hai giocato e l'hai decantato. Adesso invece andiamo su Salvatore Manna, anche perché Salvatore, anche se non c'è, ci sono i pronostici stasera, però aspetterei Salvatore un anticipo, anche perché ci eravamo lasciati con una classifica, ci danno la grafica e ce ne ritroviamo dopo 3 mesi con la stessa, no? Però queste due partite importanti che ci dai un preannuncio, che poi giovedì giustamente tu farai un pronostico, no? Su queste due gare, certo, poi ne metterai qualcun altro. Ci rivediamo dopo con molto piacere, dopo un po', qualcosa, dopo un po' di tempo. È più bello, Salvatore. Poi con quella 10, poi quella 10 è ancora più bella con quella 10. Ma che è successo? È diventato più giù. Ci ha fatto bene questo coronavirus, ci ha fatto anche bene. Quindi, non tutti i mali vengono per noi. Ma moglie ti ha messo a dirlo. Quindi ci rivediamo con piacere. Sicuramente, come diceva il direttore, bisognerà vedere innanzitutto la condizione fisica poi delle squadre, quindi, perché questo sarà importantissimo. Poi ne parleremo un po' più là. Per quanto riguarda magari un piccolo accenno, possiamo fare già qualche pronostico per le due gare di Coppa Italia. Le due gare di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juve-Milan. Juve-Milan, parliamoci chiaro, la Juve parte molto, molto in vantaggio sia dal risultato dell'andata e poi anche, voglio dire, inutile parlarne come parco giocatori, come rosa. Nel Milan ultimamente anche non una buona notizia che Ibrahimovic è infortunato, quindi diciamo Ibrahimovic aveva dato una scossa all'ambiente e anche in mezzo al campo, avrebbe giocato comunque, era squalificato. Quindi era squalificato, mi corregge il direttore, e quindi vedo una netta prevalenza della Juve. Per quanto riguarda il Napoli, noi partiamo da un risultato importantissimo di vantaggio, il Napoli stava in forma, credo che comunque continuerà su questa riga. E poi sicuramente sarà una partita che il mister, da un grande combattente, che la metterà veramente sulla grinta, quindi partendo da un vantaggio di 1-0 che è importantissimo di San Siro, quindi una bella partita stretta under che ci potrà permettere sicuramente di superare il turno. Poi magari ci aggiorniamo la settimana prossima. Hai portato le bomboniere? No, deve fare pronto anche per il 17, perché noi poi andiamo il 18. Una sola curiosità. È il 17, c'è la finale. C'era solo vabbè, curiosità. Ma ci portiamo già avanti. Perdonatemi, una sola curiosità. Ma di come va Pilar? Da un momento. No, chiedo scusa, una sola allora curiosità. Non ci sta la Madonna, una sola curiosità, che comunque è importante nel tuo pronostico.
una curiosità che è importante nel tuo pronostico, al di là che già hai detto che comunque è favorita, però sono tre mesi che non ha un calcio di rigore, quindi chi? La Juventus. La Juventus? Sono tre mesi che non ha un calcio di rigore. Questo è importante. Su questo? Non era mai capitato. Facciamo una cosa alla volta, vediamo una cosa alla volta, incrociamo le dita, facciamo queste due semifinali e poi faremo, faremo una bella finale. No, io ho paura solo per la finale. Juve, ho paura solo per la finale. Proprio che sono tre mesi non rigore. Ce la giocheremo, una cosa alla volta. Sasa, ci rivediamo dopo. Perfetto. Dopo per le bomboniere, dopo. Al turno successivo. No, io vorrei chiudere il discorso Calaione, perché è l'unico giocatore del Napoli che sembra lasciare. Da fonti. Hai fatto anche un articolo. Sì. Da fonti, non so che qualcuno qua dentro non sarà d'accordo. Non sta avrendo no, loro no, che no. Se ne va. Noi, non noi. Molti non nel, lato, che... nel lato. Nel lato Cina. E lato qua Salernitana. All'altro lato c'è l'amico Franco. Però non lo so, io non voglio fare nove, dopo mi metti in... L'ho detto io, Franco la Bruno non. No, io no. Faccio veramente lo una preghiera la vede diversamente a te. Aurelio, grande presidente, oggi tra l'altro. Zio, è meglio che lo sembra che va in Lega, quindi saremo rappresentati ufficialmente come consigliere della Renzi, quindi c'è una grande attesa anche per questo. Quindi complimenti per quest'altra carica. Però io dico: possibile che non si riesca a trovare un'intesa con José, che ancora non ha firmato per nessuna squadra, eppure manca un mese. Gli avete allungato il contratto per due mesi per farlo giocare appunto giugno e luglio. Presidente, Calaione può rimanere al Napoli. Sta sbagliando moltissimo. Una cosa su Calaione. Il presidente. Secondo me Gigi ci può dare una mano. Ad oggi sembrerebbe che dopo il 30 giugno Calaione si possa rifiutare di giocare. Perché attenzione, è senza contratto. Gliel'hanno fatto. Però cosa gli hanno fatto? Sì, di due mesi. Gli hanno allungato due mesi di contratto. Quindi è stata messa a posto questa cosa, perché era un vuoto di un massimo esperto, gli hanno un vuoto di norme. Il problema certo. Ho scritto nel pezzo. Vabbè, ma Pavarese dei contratti. Ma dico, vabbè, però io ho sentito il presidente dell'Asso agenti procuratori, due mesi. Peppe Galli, aveva detto che c'era certo. C'era un Pavarese che è un esperto, ci spiega. Bisogna quantomeno prolungare per i due mesi. Ma è stato fatto? Sì, sembra di sì, per sì, quanto riguarda te lo confermo. Era l'unico giocatore a scadenza, quindi con Martin. Altrimenti non potrebbe giocare manco la Champions. Angelo, però sì. Angelo, è stato fatto, sì. Angelo, devi farti un'autocritica. Vero, cioè, risposto, scusami, perché devi farti un'autocritica? Perché un giocatore di quel livello che può servire ancora perché fisicamente è integro, è accorso più di tutti negli ultimi anni. Come fai a dire per due mesi? È un errore, avrebbe dovuto fare tre anni per e due mesi. Per il momento gli hanno fatto due tre mesi. Anni e due mesi, tre anni può dare... No, tre anni pure no, se... può giocare ancora due anni, dai, tranquillo. Però non lo devi dire a me, lo devi dire alla tua destra, non a me. A me sfondi. Ma perché Franco, se fosse per Franco, lo farebbe subito il contratto. È il presidente che lo deve fare. Ma vuoi dare la colpa a Franco? Franco? Ma vuoi dire che il presidente non lo fa, lo fa per Franco? Il contratto non lo farebbe. Franco dopo vuole intervenire. Ma il calciatore si può rifiutare di fare questo prolungamento di due mesi? È il suo diritto. No, perché il presidente dei procuratori, Peppe Galli, il presidente dei procuratori, questo dice che attenzione, chi è in scadenza, sì, si può anche rifiutare. Lui dal 30 giugno, ma non può tessere, cioè, se si tessera un'altra società non può non giocare se non nella prossima stagione. Certo, però quindi, dico, lui si può anche rifiutare di... Può anche rifiutarsi di prolungare allora, per due mesi. Io voglio andare in pubblicità, però prima di andare in pubblicità ti voglio fare questo dito mi fa... Sì, questo dito è insidioso. Mi ha perso di te. Mi presti. Ma... Le multe, come andrà a finire? Tra due minuti mi rispondi perché c'è la pubblicità e poi mi spiegherai perché è pesante la domanda. Voglio vedere come la metti, eh? Tu soprattutto. Dai, pubblicità, non cambiate canale. Problema c'è. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 17 giugno. Ultimi giorni sconta IVA. Daikin climatizzatore 9000 BTU. Tuo a €399. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre. Ora muoviti in libertà e sicurezza. Go Smart monopattino tuo a €299. E ricorda, nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Euronics Gruppo Tufano.
Ci siamo per il tuo matrimonio, ci siamo nei momenti speciali, ci siamo per aiutarti a sorridere, ci siamo per sostenere la ricerca contro i tumori infantili. Acquista queste confezioni e sostieni Gold for Kids, un progetto di Fondazione Umberto Veronesi. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Qual è il tuo desiderio? Desidero solo le fragoline Desiree. www.liquaridesiree.it. Liquari Desiree, il meglio che c'è. Zan. Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Sei interessato a pubblicizzare la tua azienda nella nostra trasmissione sul nostro mensile? Contattaci 328 21 84 965. Tifosi napoletani. Direttamente, vai. Allora, come avevamo detto, avevamo annunciato, oltre alla grandissima Monica Sarnina, abbiamo un altro grande artista, è l'avvocato Tuccile, era un suo ammiratore, lui è venuto qui per dedicargli un bel brano. Mario Maglione, buonasera. Buonasera. E beh, sono particolarmente felice, parte doppiamente felice, prima di tutto di essere a casa tua e poi di così di commemorare questo grandissimo amico, io che Enrico Tuccillo. Era un amico di tutti, oltre ad essere un grande avvocato. Io ho avuto il piacere di conoscerlo 35-40 anni, una quarantina di anni fa, e poi siamo stati sempre amici al convento dei Cappuccini, al Corsettone Emanuele, dove io, Sergio Bruni, Benedetto Casillo, Marisa Laurita, siamo cresciuti tutti quanti insieme lì. Lui, poi appartenevamo allo stesso ordine francescano, lui era il terzo ordine terziario francescano, lo stesso. Era tutto. Anch'io, veramente, è stato ed è. Rimarrà sempre nei nostri cuori una grandissima si persona. Dice, si dice che a Roma sono avviliti. Beh, lo credo. Forse guarda, in tanti non lo sanno che cosa rappresentava Roma, allora, l'avvocato Cicci. Poi facciamo una bella dedica a Chiara, okay, alla figlia, ok? Bravo, un abbraccio a Chiara, vai. Penso di un altro grande che non c'è, ma c'è e rimane sempre con noi. Ciao Chiara, un bacio per te, okay. Questa canzone. Napoli, facciamo Napoli, che è bellissimo. Questo è l'unico pezzo che io faccio moderno, tra virgolette. Che è molto bella. Anche Pino Daniele ti ha fatto i complimenti. Allora, no? Pinotto. Arriva. Chiaro, chiaro, e tu sai che non si sa.
napulena d'ore mare. Napulena carta sport, e nessuna sarà porta, e ognuna aspetta sorte. Napulena gammalà, la volete tutto suono e a sapo tutto mondo, ma non sa la verità. Complimenti, grandissima. Ho sempre veramente ammirato bella, tantissimo. Cioè, io ho sempre detto questo, quando per prima volta ho cominciato tanti e tanti anni fa, come tutti, ad ascoltare Pino Daniele, ho detto: questa è la nuova canzone, la nuova melodia napoletana. E questo è secondo me uno dei pezzi più belli che devono entrare nella storia della tradizione della musica napoletana. E io l'ho fatta in una maniera tutta mia, senza scimmiottare lui, senza niente, farla diventare un bel classico, almeno spero di esserci riuscito. Complimenti. Ci vediamo dopo. A dopo, okay, Mario Maglione, dopo. Complimenti. Grazie. Sempre complimenti, Mario. Io volevo ritornare, Angelo, alla domanda le tua. Multe. Sì. E allora, veniamo alle multe. Le multe, si sa, possono anche andare in prescrizione. Cioè, possono. Allora io penso. Dovrebbero, secondo te? Allora io no? Penso che se il Napoli riesce ad arrivare in finale di campionato, di Coppa Italia, se riesce a fare una grande prestazione a Barcellona, non si dispiacesse nessuno, caro Gennaro Palumbella, detto Palomba, se si toglie tutto da mezzo. Ah, cioè dobbiamo essere... Certo, non è che possiamo fare marcia indietro così. Diamo soddisfazione e riceveremo premio. Capo, non sei d'accordo? Una multa si toglie e basta. Sì, la multa si toglie, il presidente lo vedo un po' troppo restio su questo. Poi non lo so se in questo momento anche lui ha cambiato un po' come mentalità, è diventato un po' più molle, è diventato un po' più buono, io lo spero. Soprattutto anche per tutta Napoli e per i tifosi del Napoli, che il presidente diventi un po' più buono, ma credo che lo stia diventando, secondo me. Credi? Spero, ma più che credo, spero. Da che lo deduci? L'hai detto così? Credo che questo momento che è successo in questi mesi, credo può darsi che... È diventato più buono a causa del coronavirus. Può darsi, anche spero. Lui guarda i suoi affari, li guarda, perché lui lo sappiamo cos'è e chi è. Ha fatto dei bei gesti però verso la gente che aveva insomma difficoltà anche a mettere il piatto a tavola, ha preparato dei pacchi, l'ha distribuito in silenzio senza far sapere niente
e ha dato il suo contributo, come è giusto che sia. Però beh, noi grazie, chiaramente da lui ci aspettiamo, anche agli sponsor, cioè, ma da lui ci aspettiamo naturalmente il grandissimo Napoli e la cessione dei non giocatori, ah, o meglio la non cessione dei giocatori, capisci a me, speriamo, e cioè Koulibaly. Cioè Galeone. Io possiamo anche essere d'accordo sulla questione di Milik, no? Posso dire sì, io beh sì. Se mi prendi un altro attaccante che mi fa 20 gol, sì. Ma io a Milik lo toglierei. No, ma tu, io lo voglio togliere a Palomelli, ma devo mettere un altro che sta a guidare il tifo allo stesso motivo, se no non lo tolgo. Cioè, sentiamo, no, faccio un discorso di, in generale. Cioè, il momento in cui tu hai un calciatore che deve rinnovare e che è facilmente sostituibile, secondo me è giusto anche, come dire, darlo via, no? Discorso diverso è se da via un calciatore che è difficile da sostituire. E faccio un esempio, Koulibaly. Per me Koulibaly è un calciatore difficilissimo, per le sue caratteristiche, sostituirlo. Invece, secondo me, trovare uno bravo come, se non di più, di Milik, secondo me non è così. Così non è difficile. Dammi nomi. Lasciami allora, partiamo prima da una base. Allora, partiamo da una base. Meret, insostituibile. È il futuro del calcio italiano come portiere. Giusto? Gattuso non la vede proprio così, eh? Non lo so. Questo può essere un errore per Gattuso. Cioè, non bisogna prendere ogni tanto Gattuso, qualche zarro come diceva a Napoli. Poi si può evitare. Comunque, al di là di tutto, poi c'è, ci sono giocatori importanti come Manolas e Koulibaly e Allan. Allan, se lo volevi sostituire qualche anno fa, lo potevi anche togliere. Ti prendevi Barella, spendevi 30 e lo vendevi per 80, perché 100 le daranno mai. Ma non trovi più quei soldi, non te li daranno più. Non so se siete d'accordo. Poi ci sono giocatori come Caleone e Mertens che vanno comunque allungato il contratto, che è solo il contratto, non ci sono dei soldi da pagare ed è importante, perché abbiamo detto sempre che ci vogliono 22 giocatori, non ce ne vogliono 11. E quello li deve andare ad acquistare. Scusami, poi c'è Lorenzo Insigne che oggi compie gli anni, l'abbraccio forte del capitano. E poi c'è qualche Fabian Ruiz e Zielinski che sono due campioni sicuramente. Demme, non ce lo dimentichiamo. Demme, che l'ho detto all'inizio. Demme, sono partito con Demme. Ho detto, ma Demme ha dato la quadratura al Napoli, ragazzi. Hanno messo la memoria. Io all'inizio mi hanno... Gli hanno tolto la memoria. All'inizio mi hanno dato... All'inizio... Ma l'avessero operato alla memoria. All'inizio Massimo sta scherzando, non hai capito? Chiaramente. All'inizio Filardi e Di Fusco, io ti ricordi la prima volta? Che io l'ho paragonato a un grande giocatore. Io non lo conoscevo. Ho visto che non lo conoscevo. Io quando io... conosco un calciatore non mi esprimo. Mi sono espresso, mi piace. Mi piace il nome. Mi piace il nome. Mi piace il papà che era tifoso del Napoli. Diego si chiama. Ah, come nome per il film. Problema. Cioè, no, sa giocare a pallone. Sa giocare a calcio. Io te l'ho detto già questo. A me sembra Ciccio Romano un po' anche più forte. Per me il Napoli di oggi Demme è insostituibile. Il problema è Lozano. Gigi, non so se sei d'accordo, Lozano a me non mi piace, ma vedo che ne parliamo. Ce l'ho detto. Gigi, ti ho detto un po' di giocatori. Io sono d'accordo su Demme, che è chiaro che è il giocatore che ha dato una quadratura, però io facevo un'osservazione, stavo guardando quella foto che campeggia qui nel nostro studio, no? E campeggio. Alla fine... Sì. No, non campeggia. Campeggissimo. Ho detto... Campeggissimo. Oh, scusate, che... È bella mostra, è in bella mostra, è in bella mostra. È la foto più bella dello studio. E alla fine, praticamente, qua cioè, è rimasto solo Caglione e Koulibaly, perché Isai è stato sostituito. C'è Mette, e questa è una formazione, mancava Insigne. Mancava Insigne, mancava Insigne in questa squadra. Si fece male Milik, e fu la fortuna anche di Martens, perché praticamente poi... l'idea di Sarri di portare Mertens al centro dell'attacco. Adesso? No, voglio arrivare che comunque il Napoli è cresciuto sempre in maniera esponenziale e i nuovi innesti, anche se probabilmente hanno fatto un po' storcere il muso qualche giocatore, lo stesso Lobotica, però sono giocatori che sono importanti e funzionali a questa squadra. Le scelte fatte da Giuntoli sono state scelte oculate. Ma via Milik, che comunque potrà portare un bel gruzzolo all'interno della società, che potrà essere reinvestito. Io personalmente, se ci fosse possibilità, investirei su Tonali, perché è il giocatore del futuro, un giocatore eccezionale. Con tutto. No, vabbè, ma ce l'hai, è il suo petaglio. Immobile. La punta l'hai presa. Immobile, scusate. Ma tu mi chiedi un nome. Perdonatemi. Ma scusa, ma tu perdonatemi. In questo momento è la riserva di Martens. Hai preso Petagna,
che comunque nella, un giocatore che fino ad oggi nelle squadre medio-piccole ha fatto molto bene, è un giocatore che comunque è cresciuto, è un giocatore che potrebbe essere pedina di scambio, non, momento, non credo, ma è un giocatore che è già mentalizzato alla panchina ed è un giocatore che è già mentalizzato che il quarto d'ora, i 10 minuti, i 20 minuti mezz'ora, qualche entra, partita entrerà un po' in campo con quella determinazione, quella fame, quella voglia da mangiarsi il mondo. Allora è un giocatore che sicuramente non è da sottovalutare quello che ha detto Gigi, è importante. Quindi andiamoci cauti. L'importante era mantenere Mertens. Mertens è rimasto il capocannoniere, perché comunque alla pari con Ama comunque nella è il capocannoniere. Il capocannoniere nella storia dei 95 anni. Ragazzi, io credo che cosa vogliamo chiedere di più? Cioè parliamo di Petagna che, perdonatemi. Lozano, aspetta, ti faccio parlare adesso, a te di Lozano. Adesso la scommessa, di Gattuso sarà quella di rivalutare un giocatore come Lozano, che è arrivato sotto tutti i buoni, soprattutto poi quando è costato. Ce l'avamo lasciati con quella classifica, prima l'abbiamo fatta anche vedere. Ne parliamo la prossima settimana di quella classifica, giusto perché ormai il campionato non c'è, parliamo di altre cose. Eccola qui, è questa. E che poi vedere, la prossima settimana siamo felici. Sesto posto, non sei felice. Io so che ci sono 15 punti fra Napoli e Inter che non li vedo. L'Inter c'è una partita in meno. L'Inter c'è una partita in meno. Pensa un po', non li vedo. Potrebbero diventare direttore ragione. Anche lì non li vedo. Vabbè, diciamo la verità, ci sono molti tifosi che dicono no, ma Ancelotti ha fallito a Napoli, ragazzi, c'è poco da fare. Ancelotti è stato più i punti dell'Atalanta che quello dell'Inter in confronto a quello. Ma quando dobbiamo giocare a Bergamo? Vabbè, comunque al di là di tutto questa è la classifica, la mettiamo un attimo da parte. Verona, vedi, sta letando qui. Verona-Napoli, la prossima gara, è la prima gara del Napoli. Se ci batte va un punto da noi il Verona. Una domanda, Pompaleo, fa interagire i tifosi. Sentiamo un attimo. Domanda dal sito tifosi napoletani, dalla pagina, Pasquale Borriello che saluta Gennaro e gli ospiti. E si chiedeva del rinnovo di Koulibaly, abbiamo già parlato, però sicuramente tutti lo vogliamo. Se Filardi credeva o meno nella possibilità di questo rinnovo, se ci sono credere io. Voglio dire, io mi auguro che un calciatore, ripeto, dalle caratteristiche come Koulibaly possa essere il futuro, non del Napoli, cioè che rimanga a vita per quello che esprime il ragazzo, per quello che esprime in campo, per la forza che ha, per la velocità e il recupero. Cioè un calciatore del genere è difficile trovarlo sul mercato, è difficilissimo. È più facile trovare forse un regista, no? Sentivo parlare di Pezzella della Fiorentina, ma uno come Koulibaly che ti recupera con quella velocità, con quella, io penso che ti guida la difesa, non è proprio nel suo DNA quello di guidare, però è quello che ti mette un sacco di pezze, ma ti avvia l'azione. E se ha a fianco uno che lo guida diventa proprio il top che c'è nel mondo. Riallacciandomi a quello che diceva Angelo, dal web praticamente la cosa che ricorre di più è la speranza dei tifosi per il rinnovo di Caglion. È presente in tutte le pagine ed è una preghiera che si fanno tutti i tifosi, insomma. Sì, l'aspettativa. No, ma immagina a Salerno che sta succedendo. Ragazzi, senza parole. Ma stai pizzicando, vuoi per forza che interviene, questo è il problema. Puoi intervenire, però si assume responsabilità, poi uno interviene, ma poi si assume responsabilità. Scusa, sei una brutta figura. Stai esagerando. No, perché lui è un grande campione, Gennaro. E noi l'abbiamo detto sempre, non oggi che ha fatto 80 gol e 79 assist. 80 gol senza rigori e 79 assist, ma stiamo dando i numeri. Però posso dire una cosa. Senti un attimo, Massimo, cosa ti dice? Posso dire una cosa? Scusate, Caglione e Mertens hanno la stessa situazione, siete d'accordo su questo? Mertens sta rinnovando e Caglione può darsi pure che lui, che come dire, vuole fare esperienze diverse e non accetta qualsiasi cifra. Cioè, e poi la brutta figura per fare un rinnovo. Io faccio brutta figura. Perché sta insinuando, hai capito? Che cosa sta insinuando? Che brutta figura fa? Aspettiamo a te, che ti dice sto fatto? Vamo capire. Io voglio che rimane, tu lo vuoi che rimane? Io ti detto e sto dicendo presidente, facciamolo rimanere, non va bene. Ma tu sei strasicuro che dipende solo da Laurenti, se non dipende anche da Caglione? Sì, e allora Caglione abbassasse le pretese. Perché stare nel Napoli ed essere protagonista, ed essere un leader, ed essere apprezzato dalla gente, ed essere amato dalla gente, è un grande onore. Non lo fa.
Per me non lo fa. Io vorrei guardarmi invece un bel filmato, quello di Antonio Capone. Ancora? Ancora. Sì, non lo vediamo da anni, Antonio. Ancora? Perché Capone ha giocato un'altra volta. Però ha ragione, cioè, no, vediamolo questo Capone, perché poi tante volte noi ci distraiamo. Tanto per capire come giocava Capone. Vediamolo. Voi secondo me non vi rendete ancora conto. Allora, quando dei giornali Guerri Sportivi, il Mone, poi ti spiego io la storia di Antonio Capone, oggi ti dico. Non c'è mai la controprova per chi non l'ha visto, non l'hai vista, sei il giovanotto. Antonio Capone è stato il fantasista più grande della storia di Napoli come attaccante, te lo dico io. Fantasista? Aveva una fantasia che dribblava tutti, metteva tutti a te. Quando voleva vincere, vinceva da solo, tu non lo sai perché non conosci la storia della Napoli. No, ma ti assicuro che era un campione Antonio, che metteva tutto in fila. Io l'ho visto giocare. Lei vinceva da solo le partite. Allora non te le ricordo bene. Me le ricordo. La prima Rabboni... Mi ricordo che era innamorato del pallone. La prima Rabboni in Italia la fece Antonio Capone. Era innamorato del pallone. Al centro del campo. Il pallone, manco 80.000 di voce Napoli poi. Tanto come che è successo? Me lo spieghi? Lo spieghi per piacere. Non passava mai la Napoli Foggia al centrocampo quando hai fatto col piede. Ah, fece un lancio a crollo di 40 metri. Con la Rabona 40 metri. Sì. 30 veramente. Sì. Alle azioni prendevano solamente là prendevano. Mi ricordo che le azioni ci vedevano. È possibile. 40 metri. Sì, sì. 30 metri sicuro. 30 metri sicuro. Erano 30 metri. Vabbè, ma all'epoca i metri erano più ridotti. Ma voi capite quanto sono 40 metri? Scusa, hai fatto un lancio così di 40 metri. E che tenevi? Ah, col super santo. Massimo, 30 metri sicuro. Ma 30 metri. Già scesi di 10. Posso dirti una cosa? Dovrei andare nel profondo e dovrei offendere qualcuno perché che è molto amico mio e non mi pronuncio perché Antonio qualcuno l'ha rovinato. Lascio stare, io non lo voglio dire. Meglio non facciamo nomi. Meglio non fare nomi. Noi lo sappiamo bene, vero Antonio? Pensa che Antonio Ciavolti era il leader, no? Andavano a fare le premiazioni nei campi di provincia, no? Antonio tutte le volte si ritrovava col premio. Al posto di Savoldi addirittura, che Beppe era molto amato, soprattutto noi degli ultra. E Antonio veniva premiato in tutte le partite che si facevano il giovedì, con le cosiddette partite, 10.000 persone, ma il primo praticamente... Giocatore giovedì, Il più acclamato era Antonio Capone, te lo assicuro. Scusa, la domenica Antonio quando non è andato in campo abbiamo perso lo scudetto perché col Perugia sicuramente non sarebbe finita così e poi dopo abbiamo perso la finale di Coppa Italia senza Antonio Capone contro l'Inter che teneva tutta la difesa sopra. Allora ti dico una cosa, era un giocatore che è stato sfortunato per l'epoca. Se avesse giocato in quest'epoca con le sue caratteristiche si faceva i 3 miliardi. Sei d'accordo Gigi? Con le sue caratteristiche, ma vediamolo è un Lavezzi meno potente. Vediamolo, forse è meglio queste cose, innamorato del pallone. Media. Thank you.
qualcosa di Lavezzi, no? Come? Qualcosa di Lavezzi, quando sterza, no? Non vedete nulla. È un caponazzo. Però il calcio allora era più difficile. Era più forte con le gambe. Oggi, un po' più potente. Oggi quando gli fa... come sterzava... No, lui li ha accostato a Lozano, guarda, per esempio. Lui a Lavezzi, ecco, e lui a Lozano. No, Lozano sicuramente tecnicamente è bravo, soltanto che forse, secondo il mio parere, per il calcio italiano non è pronto come mentalità, sì, con Lozano. Sembra di Claudio Sala alcuni tratti, tu. Cosa? Claudio Sala era fortissimo. Anche per se stai scherzando veramente, Claudio Sala. Sala è... preparava, crossava e segnava. Fa... Graziano e Pulci. Un paio di gambe così. Mamma mia, preparava. Tutti sapevano che crossava. Ambidestro, poi sulla bagna sembrava che stava andando la palla sempre fuori e poi... Sai, si è sposato a uno di Salerno, Claudio Sala. Sì, io lo incontro spesso in Calabria, a posto della Calabria, scusate, fatemi mandare un abbraccio a Isabella che ha compiuto gli anni. Si è laureata. Praticamente, laureata. Oggi è il suo onomastico e poi si è laureata. Auguri Isabella! Auguri! Si è rovinata, ma tu, c'è un grande regalo. Sono rovinato. Questa qua che dobbiamo fare con questo? Che? Dopo mi devi fare un regalo, dopo in diretta. Claudio Sala, comunque l'ho spesso incontrato a Torino, mi sono emozionato. Ti posso abbracciare? Aveva una forza. Tu sei il mio idolo, l'ho abbracciato. Era fortissimo, ma due gambe così, guarda. Allora, tornando a Napoli-Inter, ok, tu credi che prima hai fatto capire come fosse una passeggiata, pure in privato a me mi ha detto gli diamo tre gol e ce ne andiamo. Il Napoli ha nelle corde di vincere questa partita. Sicuramente. L'Inter non la vedo motivata. Però c'è Conte. Conte uno. Hai fatto un errore, hai detto non l'avete motivato, però c'è Conte. E se c'è Conte vuol dire che è motivato. Stai facendo con due piedi in una scarpa, come al solito. Vorrei avere le certezze di Pompameo, ma è talmente una partita che ha delle incognite incredibili. Ma come fai dopo tre mesi a sapere come stanno e come non stanno? Vediamole almeno una partita e capire. All'inizio ti abbiamo come fai a dire facile. Ma all'inizio abbiamo detto come fa? Bisogna vedere mentalmente e fisicamente. E già sono le prime cose. Poi senza tifosi, l'Inter insomma, è avvantaggiato senza tifosi. Bravo. Solo come il Milan è avvantaggiato. Certo. È normale, scusa. Avere 80.000 spettatori, 50-60.000, l'hai detto sempre tu. Il Napoli con 50-60.000. Ma perché l'altra volta era perso con l'Inter. Ma l'hai detto alcune, l'hai detto. Il Napoli in campionato. Alcune settimane. Ma tu l'hai detto alcune settimane, me lo ricordo come se fosse mo. Alcune settimane prima di la partita il Napoli andava a giocare fuori. A Verona o a Brescia, non mi ricordo che c'era lo stadio. A Verona non ci faccio, ma ci vado. Ma dove era? Aspetta. A Brescia. Hai detto sono senza pubblico, un qualcosa un po' senza curva. E poi oggi invece dici il contrario di quello che avevi detto. Senza, poi te la prendi con Franco. Allora ha ragione Franco. Io non la piglio con nessuno. Ha ragione Franco. Stai facendo nome che io non ho fatto. L'hai fatto capire. Da Salerno. Da Salerno risponde. Napoli chiama. Salerno risponde, però di gli al presente che fa firmare il contratto, che Franco è felice, che anche se a Franco potrà vederlo diversamente da te. Rispetto. Penso che il 22 giocatore sarebbe fondamentale. Sei d'accordo? Certo, perché avere una grande rosa anche per il prossimo anno, ragazzi, è un importante. Purtroppo sarà il problema del ritiro. Il Napoli non farà il ritiro. Come si riprogrammerà? Perché parli sempre del Napoli? È il calcio italiano che si è fermato. È il mondo, tutti chiusi in una casa. Capito, ma un ritiro... In una stagione che inizia, io penso che avete giocato a calcio, non è da poco. Sì, non hanno giocato tre mesi, ma non è che hanno preparato... Lo sai, voglio farti una domanda, perché tu non sei solo un giornalista sportivo, anche politico. Stiamo arrivando a un movimento, perché vogliamo il rispetto per la nostra città, vogliamo... Quello che voleva l'avvocato Duccillo. Come? Sì, l'avvocato Duccillo non va dimenticato, un movimento a favore di Napoli, perché devono dare il rispetto, lo Stato ci sta prendendo in giro e ci sta maltrattando. E non è giusto che sia così. E De Luca, quando ha avuto una piccola reazione, lo hanno attaccato e non hanno fatto una bella cosa. Perché De Luca è stato un esempio. Quando ha avuto il coraggio di dire noi spariamo i lanciarazzi, come ha detto il... Sì, se fate assemblamento, scherzava. Il lanciafiamme. Secondo me ha fatto una bella uscita, perché è stato importante, ha messo un attimo in guardia un po' tutti. Cioè, ma quando sale al vertice, se ce la siamo cavati, se ce la siamo cavati, e grazie a lui per quella sua personalità, non siamo usciti, ci siamo tenuti. Invece a Milano, nonostante i problemi, in Lombardia, sono usciti e poi hanno pagato le conseguenze. E poi questo razzismo di questa differenza. L'Italia è una sicuramente, ma noi dobbiamo praticamente avere rispetto. E questa città sicuramente, sulle scelte dell'avvocato Duccillo, continuerà
a dare voce all'avvocato Duccillo attraverso tutti i napoletani, perché l'avvocato veramente aveva visto molto più lontano di tante persone che in Italia forse non sanno nemmeno che cosa significa la cultura. I Feltri e gli altra gente devono andare prima dovevano andare dalla scuola dell'avvocato Duccillo e poi dopo avrebbero potuto parlare. Ok, andiamo avanti. Allora Napoli-Inter, Antonio Capone, tu la vedi come Angelo? Ma in questo momento non si può dire, cioè pronostici non se ne possono fare. Ragazzi, sono quanti mesi sono che non si gioca? Quindi 90 giorni che non si gioca. Bisogna, il Napoli di Milano sicuramente è quello là che è piaciuto di più. E sicuramente allora, se non succedeva il problema del coronavirus, il Napoli passava il turno facilmente. Adesso non si può dire, anche il Milan può andare a vincere a Torino, questo voglio dire. Cioè, capisci? Bisogna vedere gli stimoli, i giocatori che sono pronti. Io sinceramente ho fatto il calciatore, se dovessi giocare in questo momento contro l'Inter a Napoli senza pubblico, sicuramente non potrei dare mai il 100%, cioè, anche a livello nervoso. Non so se Filardi stato discusso, cioè, capito questo momento, o sbaglio? È stranissimo. Noi ci abbiamo giocato a Madrid. È una cosa stranissima, cioè ti devi anche abituare a quel tipo di sensazione, voglio dire. Quindi non tutti i calciatori poi reagiscono nella stessa maniera. Tu eri in panchina in quell'occasione. In panchina, però la vivi diversamente. È una sensazione strana. Bruno l'ha spiegato. Bruno Giordano l'ha spiegato dal calcio. Invece dalla panchina, che sensazione avevi? Sì, giocatore che poteva entrare da un momento all'altro. Sì, che non c'era quella, come dire, quella carica agonistica. Noi dovevamo essere quasi avvantaggiati, no? Però, come dire, fu talmente strana la cosa che la subimmo un po'. E io penso che anche questi calciatori si dovranno un po' abituare, perché guardate che senza pubblico è proprio un altro sport. È un altro sport. Senti, come dire, le parole della panchina, se senti la voce di quello, cioè, come dire. Però Angelo ha detto prima una cosa che poi la possiamo un attimo argomentare. Angelo ha detto, però c'è Conte. La stessa cosa è per il Napoli, però c'è Gattuso, che anche lui è un guerriero, Si avvicinano caratterialmente. Sì, no, però secondo me c'entreranno poco gli allenatori. Perché, tu pensi? No, nel senso... Pensi che in questa occasione Per l'atmosfera che c'è. Io penso che ogni calciatore si dovrà abituare a quella nuova sensazione. L'attenzione sulla gara. Sì, quindi ci potrebbero essere grandi disattenzioni nelle difese. Ti sto dicendo. Cioè, può essere tante disattenzioni in difesa. Sì. Credimi, l'adrenalina che ti dà il pubblico. Quando entri e non c'è zero, silenzio, cioè, non è tu credi, non è prima di passare a Gigi, credi che, poi ti passa a te, tu credi che ci saranno i microfoni con il tifo? No. Per il momento no. Ok, Gigi Varese e poi sentire Marco e Salvatore Manna. Sinceramente mi aspettavo, mi auguravo che questo trofeo venisse assegnato molto più avanti, che non si partisse direttamente con la Coppa Italia. È sembrata quasi un'imposizione da parte del governo, non so, per favorire chi io soprattutto la RAI. Per togliersi avanti. Ma no, per togliersi avanti. No, comunque vedi che in questo momento la RAI ha un ruolo determinante nella nazione. In questo momento ci sono due squadre, Napoli e Milan, che si giocano la certezza di un posto in UEFA, perché vincere la Coppa significa comunque garantirsi il posto in UEFA League, al di là di come va del campionato, al di là di quello che può succedere, perché la cosa simpatica, cari miei, è che se dovesse capitare un positivo al Covid, si blocca il campionato. No, fanno esattamente no. I playoff fanno. No, si va avanti. Se c'è un positivo, mette in quarantena la società, si va avanti. Però si può andare ai playoff, lo sai questo? Allora, no? C'è un piano B. I playoff, se si dovessero fare, perché l'algoritmo non andava bene per la C, perché era il Carpi designato come la quarta promossa, non andava bene per la C, ma va bene per la Serie A. Quindi l'algoritmo dovrebbe portare i playoff, che si dovrebbero fare praticamente in base alle posizioni, prima, quarta, quinta, decima. Carmine ha detto una cosa intelligente, interessante. Se il Napoli dovesse vincere la Coppa, non sarebbe più interessato ad andare in avanti in campionato, perché avesse conquistato già la Coppa, prende già il posto. Perché il posto UEFA, in Champions è molto distante. Esatto, quindi potrebbe falsare il campionato questo fatto, alla lunga. Comunque, io...
Quindi hai ragione, ripeto, a voler ripeto, posticipare ripeto, la cosa. Mi sarei aspettato che questo, anche perché, falsato, signori cari, si torna a giocare dopo 90 giorni di inattività. 90 giorni con la confidenza. Si anche rischiano perché gli infortuni. Non ha potuto fare partita Michiroli. Non puoi fare cose se non giocare tra di noi. Ogni squadra praticamente tra... tutti i componenti, per questi gli allenatori possono essere determinanti, saranno importanti le 5 gol. Ecco perché poi nel proseguo del campionato saranno determinanti soprattutto quei giocatori che fino a oggi, fino al pre-Covid, sono stati poco utilizzati e saranno determinanti per il finale di campionato. Voglio sentire anche Salvatore Mannem, l'imprenditore ex presidente. Salvatore, che ne pensi? Sì, sicuramente questo campionato è iniziato male e sta finendo male, quindi effettivamente bisogna fare tutte queste valutazioni. Anch'io sarei stato d'accordo di posticipare la Coppa Italia, quindi queste finali, di iniziare col magari anticipare addirittura il campionato, voglio dire, quindi si anticipavano le gare che erano rimaste in sospeso e questa Coppa Italia si faceva giocare alla fine, mi sembrava si entrava prima in carburazione. No, anche più ovvio, più logico effettivamente poi assicurarsi un trofeo in Coppa Italia e quindi una partecipazione già in Coppa. Le quattro formazioni partecipanti alla semifinale che sono impegnate in Europa. Perciò dico Juve, Napoli, quindi sicuramente era meglio trasportarlo alla fine del campionato, come comunque fatto, era già stabilito in origine. Ma dobbiamo parlare di Napoli Inter, però a questo punto auguriamoci che Napoli possa vincere la Coppa Italia e quindi iniziamo a vincerla, iniziamo a passare il turno innanzitutto e poi ormai questo è un anno che è andato così. Il Napoli non farà il ritiro, ma non lo farà nessuna squadra quest'anno, quindi sarà una cosa equivalente per tutti quanti. Sentiamo invece che cosa dice Internet. Sono fiducioso che il Napoli possa arrivare in finale. Lancio una provocazione agli ospiti rapidissima. Cosa preferite, la vittoria della Coppa Italia o il quarto posto in campionato? Io il passaggio del turno in Champions. La Coppa Italia, senza alcun dubbio, anche perché la quartare la Coppa Italia significa cominciare a vincere un bel trofeo, un altro trofeo che secondo me può dare morale anche in funzione della Champions League. Quindi tutta la vita finale di Coppa Italia a Roma per riscattare Roma, battendo quindi chiaramente la Juventus e ricordandoci l'Esposito. Hai consumato tutta la sorgente il per le mani. Io? Così mi ha detto Carmine, lo vedo lì. L'ho proprio usato già. Sì, no, stavo scherzando. Ah, ecco. Io dopo, lo ha praticamente, negli ospedali è stato, pensate che sorgente è il latte di mandorla, ma anche al posto la mucchina. Come? Prodotti sanitari. Sì, prodotti sanitari praticamente che sono stati fondamentali. Li abbiamo lì per le mani. Ne abbiamo messi una dietro, una avanti, dappertutto. Per cui ti raccomando, ti stai abbracciando con tutti. Io? Arrestatemi. La sorgente ma ci sei tu. Per la sanificazione. C'è Mario Maggiore, però tra un attimo, perché ma volevi aggiungere qualche altra cosa? No, era questa la curiosità per sapere insomma cosa preferivano i nostri ospiti. Scelta. Sì. Lo scorso anno la Lazio in campionato ha fatto non male, malissimo, e ha vinto la Coppa Italia. Vincere un trofeo ti dà fiducia. Quest'anno la Lazio rischia di vincere il campionato. Assolutamente. Assolutamente, perché vincere, come dire... Sulle ali dell'entusiasmo, sì, è sempre bello. Vincere quindi vincere non la sottovalutate. Vincerla adesso sarebbe bene, anche perché devi fare poi la finale con la Juventus o con l'altro, con la Lazio. E anche la Supercoppa. Anche per la fiducia. Anche la Supercoppa. Vai in Supercoppa. Italiana. Sì. E per questo ho detto, puoi battere la Juventus o chi sia che vince lo scudetto. La guarda, la Champions la puoi vincere ancora. Comunque io posso dire una cosa, il mio sogno è la Champions, voi avete detto campionato quarto posto, l'ha detto. Io posso pensare che come sono in difficoltà, chiamale, a chi vuoi chiamare? 118. Devo chiamare il 118. Chiamalo. Posso dirti una cosa? Venite. Allora scusami, ti faccio questa domanda. Vengono. È inutile che andiamo a Barcellona. Una bella gita si può fare. Tu pensi che è una gita? Io ti dico come sono in difficoltà tutte le squadre nel mondo per questo Covid.
potrebbe essere in difficoltà il Barcellona. Se tu superi il Barcellona, non dimenticarti che le squadre che poi hanno battuto il Napoli, che poi hanno avuto anche difficoltà, come il Chelsea e il Barcellona e il Liverpool, hanno vinto poi la Champions, perché non la potrebbe vincere il Napoli? Può darsi il Barcellona, porta gli tifosi là, fa entrare i tifosi. Ma il Barcellona, ma questo fatto si deve verificare se hanno i positivi o no, che ne sono anche. Esatto. Dicono di no, ma qualcuno dice di sì. Qui, c'è e beh, speriamo. I palombini. Non vogliamo il male di nessuno, no. Ma vincere la Champions senza far del male, solo un po' di riposo in un ospedale non sarebbe. Ma quando male. Dormi la notte, tu sogni così. Solo il Napoli, sogno io. Fammi so, ma lasciami tieni sognare. Lo sveglio, Isabella. Tieni lo sveglio, Isabella. Tieni allora, lo sveglio. Salvatore Manna, il suo intervento? Sì, no, io volevo dire proprio a proposito di questo, cioè qua anche ne parlammo già prima del Covid, che ricordavamo il Chelsea come vinse la Champions, ma ad oggi non è un sogno, Angelo, perché voglio dire, ci oggi siamo. È cambiato tutto, cioè dopo 3 mesi di inattività può cambiare di tutto. Allora, di le più. Ambulanze passano quindi a due. Voglio... vabbè, passano a due, passano a due. Ma poi se Napoli vincesse, dire, cosa fai? Passano a tre perché Mourinho lo dice. Ma no, a uno perché ma oggi è cambiato tutto con questo problema, insomma, del Covid. Quindi tutto può succedere. Un abbraccio a Collezione Regina, salutiamo anche Confetti Crispo. Sognare è bello. Tu fai il nostro sponsor. Scusami. È la sorgente, vai. Eleanor Roosevelt diceva che il futuro appartiene a coloro i quali credono nei loro sogni. Servono molto allora. Un'altra ambulanza. Prova mia ambulanza. Dopo fai una bella cosa, preparati per la sorgente, per una bella bottiglia per Mario Maglione. Mario ci canterà adesso Angelo, un altro. No, 118. No, Mario, senza problemi. La sorgente. Mario, non c'è problema. Perché anche sei perché, perché spesso canto i sogni, capito? Tu sei il re della musica. Siamo pronti anche perché c'è anche quello che lo possiamo. Questo invece si deve mettere l'acqua. Ma ci sono anche le buste con l'acqua, per poterle mettere bene, direttamente quello... per bere la sorgente. Perfetto, che l'abbiamo allora, già avuto Bavarese, Marco. Allora, Gigi mi ha fatto una richiesta quando sono arrivato. Sì, è un bellissimo pezzo. Un pezzo straordinario del grande Dino Taranto, che amava tantissimo Enrico, quindi Dino Taranto che lusingano, che secondo me sono belle canzoni. Ci ricordo, quale avevi? La prossima, dai, la prossima. Ok, mi piace molto vai. Quella lì dell'autobus 123 che sta quella lì, la donna là che va a Santa Lucia, va all'albergo. E allora vabbè, quella dobbiamo fare live così, sì, qua, facciamo anche voi. La prossima volta è bellissima, te lo prometto. Vai. Okay. Stocchia così bella, Maria Maria, forse l'amore che me mi sintogo, ma non c'è credo. Singa manado po
senza sfocchio tuo in un campo anch'io. Se tu le da tanto, Maria Maria, io son che sempre prima innamorato, Maria Maria, tu si da mi stocchio tuoi in campo chiù. Complimenti, Capone, volevi aggiungere grazie. Complimenti, Capone, ha fatto. Grazie, mi fa molto piacere, grazie, molto gentile. A parte le due canzoni che ho fatto, anche quella di Monica Sarnell, sono le, forse le prime e più belle canzoni che ho sentito. Quando la musica... Che bello, questo è un complimento sì. Molto bello. Io... Anche quella di Monica Sarnell. Io Monica... Se quella andava a Sarnell poteva vincere. Quando la musica accarezza l'orecchio e non lo invade. Se no non vinceva mai. Devo dire la verità, noi con Monica spessissimo ci troviamo... È bellissimo, sì, però la, sì, ma è il modo come la fa lei, successo. È il modo come la fa lei, come la fa lei che è bello. Successo, eh. Io devo dire la verità, per esempio, scusa, hai fatto, come hai fatto un'accoppiata bellissima stasera, per imitarlo. No, ma infatti, però fatta in classica è diventa un'altra cosa. Anche questa è bellissima, cioè, fatta così. Sì, io devo dire, poi vi saluto alle vostre sì. Cose. Mi ha fatto molto piacere questa accoppiata questa sera che hai avuto con Monica. Sai, io sono legatissimo a Monica, da una grandissima amicizia, una grande stima. Ed è, ogni volta, prima abbiamo messo sui social una foto e sempre dicono sempre le stesse cose. L'eleganza della canzone napoletana di tutti e due, questo per me è un complimento bellissimo. Straordinario e molto allora, bello. Questo dici, mi piace molto moltissimo. Spesso gli artisti napoletani, grandi artisti, a volte sono in disaccordo tra loro. Invece è molto bello che una persona addirittura più grande di età abbia una reverenza verso una donna professionista, questo ti fa onore. Questa sensibilità musicale che è molto bella, io sono sempre felicissimo. Ma hai fatto benissimo, bravo. Ma rifacciamo, questa volta cantiamo insieme. Ne abbiamo già fatto una volta. Grazie Mario Maggiore, un abbraccio forte. Grazie. Angelo. Eccola. Sì, la sorgella. Diamola in diretta, vieni qua, facciamola adesso. Ecco se no dicono, sennò dicono che Pompa me se l'hai rubato. Quello, no, questo no, rubato. No, guarda là. Però Angelina, ma porca. Carannante, dove sei? Ma tocca sempre a Pompa me, perché pure un'altra volta. No, tocca a me, senti, ma tu lo vedi quarto grado? Sì. Io sono io a quarto grado, praticamente sono il. Grazie Mario Maggiore, buonasera. Forza Napoli, grazie. Ciao. Guarda che noi stasera siamo andati anche noi un po' in difficoltà, perché non è facile poi condurre una trasmissione con praticamente
con l'avvocato Tuccillo che non c'è più, noi che siamo distanziati, la preoccupazione sembra un po' la chitarra vicino a Pavarese, sembrava che era Mario Maglione vicino a Pavarese, non è semplice. Comunque, vogliamo rifar vedere quelle due formazioni? Prima una domanda, mi hai detto, vuoi fare? Ce ne sono tante, però. Sì, c'è un'ultima domanda di Vincenzo Sant'Angelo, una domanda bomba, provocatoria, e la patata bollente la passiamo a Gigi Pavarese. Secondo te la permanenza e il prolungamento di contratto di Gattuso è legato all'assoluta titolarità di Meret per i prossimi anni? No, non credo assolutamente. Credo che comunque Rino abbia, dando una certa identità e carattere a questa squadra, abbia meritato la riconferma. È chiaro che Meret è un prospetto importante, e sicuramente Gattuso questo lo sa, ma chi vi dice che questa alternanza o comunque la titolarità in questo momento di Ospina non sia per dare uno stimolo in più al ragazzo, per farlo crescere e per capire, fargli capire quanto è importante Napoli? Meret o Ospina, chi gioca meglio con i piedi? Non è questione, secondo me, Piero Romino. C'è una domanda sbagliata. Allora Ospina che potrebbe anche giocare meglio, però ha fatto più guai di Meret. Sì, ma in un calcio di oggi dove il portiere è, diciamo così, il libero aggiunto, Ospina gioca meglio. Il portiere è da parare. Bravo. Il portiere deve parare. Però non ho capito del discorso di Gigi. Vabbè, io posso dire una cosa che se mi dimentico. Allora, il problema è un altro. Quando tu. Prima Gigi ha detto il portiere deve parare. Ci ha fatto questa differenza, ma per me, oltre a parare, il tempo a disposizione è più a favore di Meret anche con i piedi che di Ospina, quelle dimenticate queste cose. Inoltre, oltre a dover parare, io sono sempre convinto che il difensore dovrebbe appoggiare la quanta più possibilità, la danno sempre indietro, perché no, ci sono pochi quelli che sanno giocare proprio bene, come Rene e qualcun altro, ma non è che Ospina è questo fulmine di guerra con i piedi. Chiudiamo la parentesi, secondo il mio modesto parere. Scusa, cosa ti convince? No, nel senso che tu dicevi che può essere questa alternanza da stimolo per Meret. Sì. Però chiedo scusa, ma nell'era Ancelotti, l'unico calciatore che si è salvato è stato Meret, che ci ha tenuto a galla. Quindi non deve dimostrare nulla. Io no, credo. Sembra che quasi Gattuso lo voglia stimolare. Io mi sono andato per me, considero Gattuso un ragazzo eccezionale. Però, da come la vedo io, per me resta un errore puntare su Ospina e non su Meret. Per me resta un errore. Gigi di Meret non è che... stato determinante. Perché lui vuole quel tipo di portiere con quelle caratteristiche, bravo con i piedi. Ma per me è un errore. Per come vedo io il calcio, per me il portiere prima di tutto domanda che ha fatto questo ragazzo, se un ragazzo è più grande. Questo Vincenzo Sant'Angelo ha fatto una giusta osservazione. Guarda che Meret è determinante, perché se poi perdi Meret e Ospina non ti fa bene, tu rischi di portartelo per sempre appresso questo problema. Meret per me è il migliore portiere d'Italia. Meret lo sa Gattuso che è un grande portiere, però secondo lui non gli dà più affidamento a Ospina. In quel momento là, perché adesso non si sa, perché possa nel gioco che vuol fare lui, secondo lui Ospina è più pronto, non è più forte di Meret, sicuramente. Hai capito quello che voglio capire? Comunque sono sempre convinto che la palla, per esempio, tipo Demme, no? Non la dà certamente indietro, ma ha le idee molto chiare. Ne abbiamo uno davanti alla difesa che secondo me è spettacolare, Demme. Perché prima Gigi parlava di Tonali, io sono innamorato di Tonali. Ma Demme è un campione là davanti, non lo sottovaluto. Un giocatore normale che non è che ti ha dato una certa tranquillità. Un giocatore normale, non è un giocatore eccesso. No, Demme ha dato equilibrio in questa squadra. Gigi. Ma non è un giocatore accorciato. Ma non ci dimentichiamo che il Bayern stava dietro all'Ipsia. Oggi senza Demme è a 11 punti avanti. E io non sono d'accordo su questo, Gigi, scusami, la posso pensare diversamente. È una squadra molto più io lo vedo completo, un grande campione a Demme, poi Diego Demme. Lì se non è stato costruito per vincere un campionato Diego Demme. Il gioco con il portiere lo stanno abbandonando tutti, attenzione, guardate che è Klopp il faro,
Klopp, vedete il Liverpool, non gioca mai con il portiere, gioca sempre in avanti, gioca sempre in verticale, giocano sempre in avanti. Guardiola sta cambiando, non gioca più il tiki-taka con il portiere, sta giocando più in verticale. Ma il calcio italiano ti porta spesso a dare il papà al portiere, che il pressing è esagerato. Ma non è, ma io sono sempre convinto che la gioca meglio un difensore che il portiere la palla. Perché anche se il portiere ha più tempo per decidere del difensore, che avendo il pallone dietro... Però è più rischio perché stai vicino alla porta. Non dimentichiamoci che i vari buffoni e altri grandi portieri quanti errori hanno fatto con i piedi. Per questo è importante e determinante. Va bene. Del resto con i piedi abbiamo vinto lo scudetto. Facciamo, sì, facciamo, infatti Carella, a parare però non a giocare. È stato determinante al contrario. Andiamo a vederci queste altre due volte le formazioni, però quelle fisse... Sì, fammelo di una campovano vera. Ma sì, Flavio. Non mi sembra vera che ci sta. Perché prima che passiamo, noi abbiamo 23 giurati. Però da voi voglio sapere cosa ne pensate. Vai, parto con te, ma vai, Angelo. A me la seconda è troppo bella. La seconda ti piace? Sì. Che sì, dopo la vedremo. Troppo offensiva. Allora, Antonio Capone. Oh no, ma... Castellini, ma... Buscolo. Cioè, davanti forse non... Cavani, Careca, Giordano. Ma io metterei più un giocatore di centrocampo, per esempio al posto di Cavani metterei Bagni. Farei... Ma state scherzando, Cavani chi copre? Con Alemà e Giuliano, ma state scherzando. E io metterei Bagni. Guarda, io vi faccio un'osservazione, ma il Napoli arrivò a... Questa squadra devi difendere. No, ma infatti. Attacchi solamente. No, ma oltretutto voglio ricordare. Tu quando c'hai palla, basta. È voglio ricordare ai più giovani, Massimo, ai più giovani. L'attacco del Napoli erano Bianchi, Mediano e Giuliano numero 8, Ottavio Bianchi. Io ho messo alle mappe, poi c'erano Canè, Giuliano, Altafini, Sivori e Bianchi. Erano tutti attaccanti. Attaccanti, sì. E praticamente erano due che. Ma questa squadra si devono preoccupare gli avversari, non. Cioè tu hai capito chi hai? Questa squadra fai il 90% di possesso. Senti, hai tolto, no. Non hai preso in considerazione però Marangon. No, Marangon non l'ho messo. Che è stato un calciatore che è nella sua fascia per anni. No, aspetta, no. Per anni ha dominato. Ti stai sbagliando perché ha giocato un solo anno. No, però per anni abbiamo portato il ricordo nella testa di Marangon. Sicuramente, per me Luciano Marangon è il più forte di tutti. Anche Carannante. Carannante pure Carannante c'è nella lista. Allora Carannante e Mario Carannante è stato sfortunato per l'infortunio. Vabbè, però comunque era uno, scudetto. Però sta anche lui nella lista. Però Marangon è un anno che ha giocato, altrimenti però dove ha giocato ha giocato. Però come ha giocato? Fammi finire, fammelo. Ha giocato con l'Inter, ha lottato per lo scudetto, a Verona ha vinto lo scudetto e con la Roma ha lottato per lo scudetto. Con Napoli ha lottato per lo scudetto. Invece Volpecina ha fatto un anno con la Primavera ha vinto lo scudetto, un anno con gli allievi nazionali ha vinto lo scudetto, un anno con la prima squadra ha vinto lo scudetto. C'ha un significato, su quella fascia era di non perdere. Ed inoltre, aspetta, scusami, Francini, che l'ho messo subito dopo Volpecini, che poi cioè, è una lista, ma alla fine la possono cambiare, può arrivare anche Francini, per primo può arrivare Marangon. Perché quanti amici dicono Marangon, oppure La Palma, avevo scelto anche La Palma, che La Palma comunque dava spettacolo. Però posso dirti che Francini ha vinto lo scudetto, la Coppa UEFA, ha vinto la Supercoppa Italiana, ma il primo anno ha perso lo scudetto, e comunque quello scudetto è stato perso ed era la squadra più forte della storia del Napoli. Non so se siete d'accordo, no? Lo stesso Bagni, invece Crippa ha fatto Coppa UEFA e l'anno successivo lo scudetto, è importante questo, eh? Poi ognuno deve pensarla a modo proprio. C'è quell'altra invece, mettiamola. Massimo, c'è pure la seconda squadra, vediamola un attimo. Guarda, Zoff, Ferrara, Francini, Renico, Crolli, perché io metto sempre il dubbio se è la prima e la seconda mascina. Ferrari che ha fatto quasi. Vedo che 7 ci stanno parecchi. Caleon, Canè e Massa. Canè e Massa. Nel senso che l'avete messo Caglione proprio per far contento dei Napoli. No, poi. No, qua non hanno fatto niente contento. Aspite, fanno contento. No. Guarda, no. Questi qua non per fanno contento. E poi non Canè fanno e Massa, contento a nessuno. Questi. Pure Canè e Massa non sono fanno stati contento grandi... a nessuno. Io sono stato un ammiratore di Canè e Massa. Poi Caleon purtroppo ha fatto 80 gol. Poi c'è De Napoli, Mertens, Sivori e Carnevale, che non sono gli ultimi arrivati, Omar Sivori. E Giuliano non l'hai messo? Giuliano l'ho messo la prima. Ah, meno male. Okay, no, ma tu come faresti? Voglio sapere da te, mo.
se dobbiamo votare per i meriti, hai ragione, per i meriti che hanno vinto, per esempio a Ferrara, Cannavaro, per esempio a me Bellucci e Papastori sono stati gli stopper più forti d'Italia. Papastori pure è stato pure premiato con gli 80 anni. Bunghi, vogliamo parlare di Bunghi. Poi ognuno fa le sue formazioni. Ma tu farai la tua, cioè la, preparala. Perché lui sarà... Che vengono preferiti quelli che hanno vinto. È un giurato. È normale, è un giurato. No? Sì, Antonio è tra i giurati. Sei un giurato? Sì, è un giurato. È giurato, dico. È nella giuria. Siamo rovinati. Sei il presidente, dai, voglio sapere. Se siamo rovinati qua. Sentiamo il giudizio del presidente, che siamo quasi in chiusura. Ci rivediamo dopo mesi. Abbiamo perso mesi dietro a questa iniziativa. Finalmente è lanciata. Le mie idee. Le mie idee non posso restare. Ah, voglio aggiungi che. Sta la formazione più forte in quei giocatori numero uno Bandieri, anche Amsic, numero due Facci, numero tre Prunier, quattro Cornacchia, cinque Sergio, sei Usain, sette Rossi, otto Shalimov, nove Asamovic, 10 Vecchiola e 11 Berrettoni e Calderone direttamente in Zero C. Calderone si sono dimenticati. Datolo, scusa. San Maghì. Datolo era meglio di questi qua, Ma fa pure la formazione più scarsa. C'è nato, ma fa la formazione più scarsa. Com'è? La più scarsa. Non è corretto. Pure chi sarebbe un Luciano. No, ma mica era scarso. No, scarsissimo. Ma che ha fatto un autogol, ma non è che era... uno ne ha fatto uno. Ma tu sai, c'era un giocatore, un signor giocatore che giocava in nazionale, una partita, era uno dei migliori, ha vinto lo scudetto con il Cagliari, fece tre autogol, si ricordano solo dei tre Nicolai. Che è la notizia, oggi zero positivi in Campania. Zero positivi. Ecco qua, su 2.485 tamponi. Allora, zero positivi in Campania, viva ancora una volta. Viva De Luca. Ma bravo, De Luca. Viva De Luca. Ma io non ho votato nemmeno. E soprattutto posso dirti, tu che fai poi? Digli a De Magistris se non si mette tutti i giorni a attaccare il governatore. Mamma mia, è una cosa antipatica questa. Zero contagiati. È antipatico questa cosa. Tu che fai politico? Diglielo. Cioè, siamo sotto gli occhi tutti i giorni. Basta litigare. Il basta sindaco litigare. Che attacca il presidente della regione, una cosa bruttissima. È grave. Come facciamo ad andare d'accordo noi italiani? Oppure i napoletani o la Campania litigano il presidente della regione e il sindaco. Ok, Gigi. Ma io credo che sia dovuto soprattutto al fatto che la notorietà di De Luca è diventata veramente stratosferica. E che i sindaci dei capoluoghi ne stanno in un certo qual modo soffrendo. Visto quanto è successo nella mia città, dove l'eccesso al protagonismo ha portato al ridicolo, quindi chiedo scusa a nome degli avellinesi a quanto accaduto nei confronti di Luca, nei confronti dei salernitani, perché veramente è assurdo. Il mio museo. Vero. Anche se quella del Napoli, posso alzarmi? Allora, eccola qui, Antonio Capone, grazie. Dell'Avellino, c'è uno di Avellini, mi dà due maglie vecchie degli anni 80, gliela possiamo dare, due maglie. È normale. Non gliela possiamo dare, se no. Antonio fece 11 gol con questa maglia. È maglia numero 11. È stata tra i protagonisti che poi dopo è arrivato in alto e l'Avellino poi è arrivato a fare i grandi derby col Napoli. Auguriamoci di vedere ancora grandi derby. Un saluto a tutti i squadri del sud, Avellino, Salerno, soprattutto Juve Stabia, la mia squadra del cuore. Ciao Benevento anche. Angelo Pompameo, grazie per essere stato qui. Qua, buonasera a tutti, ci vediamo giovedì. Antonio Capone. Buonasera a tutti. Massimo Filardi. Gigi Pavarese, ci rivediamo giovedì. Ciao Enrico. Marco Silva. Buona serata anche a te e Salvatore Manna, dal profondo del cuore, Forza Napoli, ciao a tutti, a giovedì prossimo! Tifosi napoletani è stato presentato da Euronics Gruppo Tufano. Collezioni Regine. Confetti Crispo. Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 17 giugno, ultimi giorni sconta IVA. Daikin climatizzatore 9000 BTU, tuo a €399. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre.
Ora muoviti in libertà e sicurezza. GoSmart monopattino tuo a 299 euro. E ricorda, nei nostri store siamo al tuo servizio in tutta sicurezza. Euronics Gruppo Tufano. Ci siamo per il tuo matrimonio, ci siamo nei momenti speciali, ci siamo per aiutarti a sorridere, ci siamo per sostenere la ricerca contro i tumori infantili. Acquista queste confezioni e sostieni Gold for Kids, un progetto di Fondazione Umberto Veronesi. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Qual è il tuo desiderio? Desidero solo le fragoline Desiree. www.liquaridesiree.it. Liquari Desiree, il meglio che c'è. Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Sei interessato a pubblicizzare la tua azienda nella nostra trasmissione sul nostro mensile? Contattaci 328 21 84 965. Tifosi napoletani.